della gara come una grande soddisfazione quando si fa gol, e gol che vale 3 punti insomma, è tanto importante. Tra l'altro non hai fatto nemmeno tempo a imprecare per quel palo che è subito fatto gol di palo di destro, che non è neanche il tuo piede, e però subito gol di testa, quindi insomma è stato un minuto in cui siete grande protagonista. Sì, sì, dai, diciamo che cerco sempre di, quando entro in campo, dare il meglio di me stesso. È una gioia che appunta doppia, perché appunto porta i 3 punti questo gol, tripla per il momento in cui la squadra era, quindi sono veramente contento. Speriamo che da qui sia un punto di partenza per un gran campionato. Sei entrato con grande carica, hai sfruttato una chance che per te era importante, visto che, non lo neghiamo, sei un giocatore che, di cui si parla, che potrebbe lasciare, quindi capiamo anche che sia un momento delicato per te. No, sicuramente è un momento stato difficile, perché non lo nego, in questi 6 mesi è stato un po' difficile, però cercavo sempre di focalizzarmi sulla partita, sul momento, e lasciare tutto il resto fuori dal rettangolo verde in cui ci battiamo da 6 mesi tutti insieme. E è andata bene oggi, speriamo di continuare così. Torniamo alle azioni chiave, questo destro al volo sul cross dal fondo, ce l'hai girata bene, palo pieno lì, insomma è un po' di iella. Sì, un po' di iella, se vogliamo chiamarla così, dai. No, il destro appunto non è il mio piede, infatti ero un po' dispiaciuto, insomma, dai, per la girata, e il mio compagno Alberto che mi ha rimproverato per non aver fatto gol, visto che l'assist era il suo, però dopo mi sono rifatto di testa, quindi è andata bene così. Sei stato bravo a capire che il portiere avversario era in uscita ma è in ritardo, tu eri in anticipo, hai sfruttato tutti i tuoi centimetri, ma anche hai fatto gol con grande tempismo. Sì, sì, al portiere Leone, che tra l'altro lo fa i complimenti, che ha fatto un'ottima partita. E ho visto che in anticipo ci ho provato la spizzata in porta, sfruttando appunto l'altezza che ho, e sono contento veramente. Sotto la curva dei tifosi del Vicenza, meglio di così. Non potevo chiedere meglio, veramente. Quindi non ti chiediamo niente di mercato, ti lasciamo via una settimana di riposo, poi insomma, ti ritroveremo e poi sarà quel che sarà. Certo, adesso solo godermi il momento, poi appunto, come dicevi te, sarà quel che sarà, vedremo. Bene.